Mister è andata piuttosto male questa partita, verso la fine eravate avanti a vantaggio 2-0 e poi vi siete fatti recuperare. Cosa è successo? No, è successo un po' quello che sta caratterizzando il leitmotiv di, di questo inizio di stagione: la squadra parte bene, parte forte, e poi è arrivato a un certo punto, a livello psicologico, andiamo in paura. Purtroppo, quando si va in vantaggio 2-0, dovremmo essere. Bravi nella gestione della palla, cercare di addormentare la partita invece in questo momento non ci stiamo riuscendo, ci sta avvenendo tutto più difficile. Va bene, abbiamo visto i punti forti, sono uh, Mendile e uh, Trofa, cosa diciamo ne pensate di loro? Ma Mendile e Trofa fanno parte di una squadra. Mendile e Trofa per rendere bene vuol dire che vengono messi in condizioni di potersi esprimere. Uh, nel migliore dei modi possibile, quindi farei un, un discorso di squadra. Resta l'amaro in bocca per queste leggerezze commesse, che purtroppo in questo momento ci fanno perdere due punti che avremmo meritato sicuramente di portare a casa. Indubbiamente. Obiettivi per il campionato? No, obiettivi per il campionato, eliminare questi, questi errori e, e cercare di crescere sotto il profilo della, della personalità e della gestione della partita. Okay. È un peccato. Uh, Ernesto Puzzo, direttore generale del Piemonte, uh, avete mostrato molto carattere sul 2-0. Siete contenti di questo recupero? Come... cosa ne pensate? Beh, ovviamente è una squadra che perde 2-0 a mezzo da, dalla fine, vede il baratro della, della sconfitta, insomma e avendo la ripresa uh, sotto l'aspetto ovviamente caratteriale fa solo che piacere, quindi insomma, prendiamo, prendiamo questo punto che, 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 che fa soprattutto morale, perché noi, noi dobbiamo andare in campo ovviamente, perché abbiamo allestito una squadra abbastanza importante per cercare di vincere in tutto, in, in tut, dappertutto con tutti, rispettando tutti ovviamente e quindi eh, dallo 0-2 al 2-2 la cosa ci lascia un attimino contenti per poi, ecco, per poi riprendere speriamo il cammino importante già dalla prossima settimana.